Secondo Jean Piaget, il fondatore dell'epistemologia genetica, la conoscenza è un processo in continua costruzione. Jean Piaget è stato fondamentale perché ha permesso di mettere le basi per iniziare a studiare, a cercare di comprendere come si sviluppa effettivamente la conoscenza nelle persone. Piaget è stato uno psicologo svizzero, quindi fondamentale nella crescita delle conoscenze che attualmente abbiamo rispetto allo sviluppo delle persone, in particolare dei bambini. Piaget, benché si sia occupato di tutto l'arco della vita, approfondì molto le fasi dello sviluppo infantile, cercando veramente di comprendere quali sono i meccanismi perché permettono a noi esseri umani, fin dai primissimi anni, di acquisire le conoscenze che poi siamo in grado di utilizzare in tutti gli ambiti della nostra vita. Piaget ha così, partendo ancora dalle teorie di Darwin sull'evoluzione dell'essere umano, cercato di comprendere quali meccanismi della conoscenza permettessero all'uomo di adattarsi come individuo, come specie. In particolare sviluppando una teoria, a mio avviso estremamente attuale, utile, interessante, che riguarda tutta una serie di meccanismi che noi mettiamo in atto durante il processo di costruzione della nostra conoscenza. In particolare Piaget, secondo lui, vi sono due meccanismi principali, uno quello di accomodamento e uno quello di assimilazione. Quello che naturalmente accade è che quando noi viviamo delle esperienze nella nostra quotidianità, quindi magari leggiamo un libro, oppure entriamo in relazione con una persona, oppure semplicemente viviamo la nostra quotidianità, noi continuamente siamo sottoposti a una serie di stimolazioni, di nuove esperienze, di nuove conoscenze che andiamo tipicamente ad assimilare. Ma dov'è che le assimiliamo? Ecco, secondo Piaget questa assimilazione avviene grazie all'esistenza di schemi che ci permettono di andare a collocare queste conoscenze in una totalità di senso. Questa teoria è molto affine anche alle conoscenze che abbiamo sviluppato oggi in ambito neurologico, grazie alle neuroscienze. Quindi questi schemi possono essere visti come pattern di attivazione neuronale che continuamente si attivano nel nostro sistema nervoso. Ma come Jean Piaget aveva visto e intuito nella sua teoria, questi stessi pattern, questi stessi schemi, oltre ad assimilare quelle che sono le conoscenze, continuamente vivono un processo di accomodamento, un processo nel quale questi stessi schemi naturalmente si modificano costantemente. Ecco che questo processo di assimilazione e accomodamento è fondamentale per la costruzione della nostra conoscenza. Molto spesso, ad esempio, quando ci troviamo ad assimilare delle informazioni nuove, quello che tipicamente accade è di avere a volte addirittura mal di testa, confusione, di non riuscire a capire. A volte, per esempio, quando ci troviamo a fare un corso nuovo all'università, abbiamo una percezione a volte addirittura di panico per alcuni, proprio perché abbiamo la tendenza a non capire nulla di quello che sta accadendo. Se per esempio guidi la macchina, prova a ricordarti la prima volta che ti sei seduto nella posizione di guida e ti hanno detto: bene, quella è la frizione, quello è l'acceleratore, quello è il cambio, si guida così. Molto probabilmente, a parte magari un po' di eccitazione, è subentrata anche una sensazione di non riuscire bene a capire e a coordinare bene i movimenti. Perché? Perché essenzialmente mancavano ancora gli schemi di riferimento entro i quali andare ad assimilare nuove conoscenze riguardanti la guida, ad esempio, della macchina o la preparazione di una certa materia all'università. Allora, quello che accade quotidianamente nella nostra vita è che, viceversa, noi iniziamo ad assimilare nuove informazioni che hanno bisogno di schemi sempre più complessi per riuscire a
contenerle. Allora questo doppio meccanismo di assimilazione da un lato, dall'altro di accomodamento è estremamente interessante. Per esempio, pensando agli esami per vedere anche come funziona poi nel concreto questa conoscenza, prova ad esempio ad utilizzare una semplicissima tecnica mnemonica, quella per esempio prima di andare a dormire, questo lo puoi fare in qualsiasi ambito della vita, quindi anche per esempio per il lavoro, per quello in generale sono le attività che dovrai fare quotidianamente. Prova a immaginartele, prova a immaginare che cosa vuoi fare, prova a pensare alle cose che devi fare, ma anche molto velocemente, giusto pensando a quelle che sono le attività che vorrai fare, perché vedi, questo aiuterà a creare in qualche modo già uno schema, un riferimento, una struttura, magari priva ancora dei contenuti specifici, di quelli che poi andrai a mettere nella tua vita durante l'esperienza, ma banalmente ci dormirai sopra e il giorno dopo sarai già un po' più predisposto, sarai già un po' più naturalmente in grado di assimilare con maggior facilità quelle conoscenze. Un altro esempio classico, ad esempio nella lettura di un libro, puoi iniziare dalla prima pagina con calma, oppure magari semplicemente sfogliarlo, leggere i capitoli, iniziare a farti un'idea, soprattutto per i libri appunto che trasferiscono tanta conoscenza, quelli per esempio tipicamente universitari. Ecco, facendo così, naturalmente il tuo sistema sarà maggiormente in grado di assimilare con facilità quelle che sono le conoscenze in esso contenute, perché è come se tu avessi già una struttura di senso che ti permetterà di assimilare molto più naturalmente quelle che sono le tue conoscenze. Per cui ecco, questa conoscenza importante sviluppata inizialmente da Jean Piaget è estremamente interessante, estremamente utile, perché ci aiuta a comprendere meglio come funziona la nostra mente, dandoci anche delle indicazioni, come detto, molto pratiche, molto attuali, molto fruibili nella quotidianità. Per cui, per esempio, d'ora in poi, ogni volta che ti troverai ad affrontare un compito nuovo, non ti spaventare, non andare in ansia, non agitarti se subito non riesci, perché molto semplicemente il tuo sistema ha bisogno di tempo per andare a modificare gli schemi preesistenti, per andare a così ad accogliere più facilmente, gradualmente sempre più, nuove conoscenze, nuove esperienze. Quindi datti il tempo e impara semmai a conoscere meglio quelli che sono i tempi interni tuoi, specifici, unici, che solo tu hai, che solo tu puoi conoscere veramente nel dettaglio, che naturalmente utilizzi nell'accomodamento e nell'assimilazione di nuove informazioni, perché questa conoscenza rispetto a te stesso ti sarà utile in generale nella vita, anche banalmente per apprendere, per conoscere e per muoverti con maggior serenità, senza ad esempio fare quell'errore tipico di andare ad interpretare magari banalmente certe difficoltà che abbiamo nell'apprendimento come dei limiti strutturali importanti, quando invece magari è giusto una questione di tempo, una questione di riuscire a far sì che i nostri schemi pregressi si possano accomodare con sempre maggior facilità per assimilare le nuove informazioni. Per qualsiasi ulteriore approfondimento ti invito come sempre a visitare il mio sito www.enricogamba.org. A presto!